sul balcone. No, no, ma sono io quello sul balcone, prego. Cosa volevo dire? Siamo in compagnia della signora Maria Bria in questo film che stiamo appunto girando, dal titolo provvisorio Firmamento Nero Stellato. Intanto le chiediamo, è contenta di farne parte? Ah, beh certo, sempre stata molto contenta. Ed è anche la madrina onoraria del nostro Victor Vegan Production, un gruppo che appunto serve per entrare nel mondo dello spettacolo e nel cinema. Certo. Le volevamo chiedere delle cose che non abbiamo mai chiesto nelle interviste precedenti. Per esempio, lei quando fece questo, perché so che è entrata nel 46 nel gruppo, sì. E nel 50 poi partì per l'Argentina nella prima tournée sudamericana. Certo, sì, poi così. Volevamo chiederle, quando lei è andata in Argentina, non ha trovato nessuna difficoltà? Perché appunto, come diceva il maestro Angelini, praticamente il Trio Lescano arrangiavano le voci in automatico, erano molto brave. Quindi lei, che invece ebbe il maestro Miliego nella tournée sudamericana, come fu l'impatto con questo maestro? No, niente, perché avevamo già tutte le canzoni da fatte. Io ho solo imparato le loro canzoni, già erano scritte. Non è che il maestro Miliego dovesse fare degli arrangiamenti. Sì, ha messo su le canzoni nuove, cioè canzoni in spagnolo, perché volevamo anche cantare in spagnolo, non soltanto italiano e inglese. Però gli arrangiamenti c'erano già e le voci ormai erano impostate in quel modo, non si poteva non saperlo. Quindi voglio dire, è stato molto facile per lei entrare? Sì, è facile perché io, non so, forse per la musicalità che avevo, non lo ricordo nemmeno, ho sempre cantato anche da sola, facevo la seconda voce per conto mio, senza dubbi e senza dover studiare chissà che cosa. No, per me era stato facilissimo quello. Diciamo, facile nel senso che imparavo in fretta, poi non facile perché loro erano molto severe, erano molto perfette, cantavano molto bene, avevano una musicalità che finora io non ho sentito dei tedeschi che cantassero come loro, perché probabilmente anche per l'inflessione straniera che avevano loro, che era più, non so, più diversa, insomma, dalla tedeschi che cantano in italiano, un'altra cosa. Poi la musicalità che avevano loro erano nate così, è un dono della natura, non si imparano queste cose, non si possono inventare, ecco. Non ha qualche rimpianto che magari dei video che le manca vorrebbe avere di quel periodo? No, purtroppo non ho niente, perché quando siamo andati in Argentina non abbiamo inciso proprio nulla di nulla. E probabilmente loro non hanno neanche chiesto di incidere perché non c'era la Caterinetta. Non si sentiva perché nessuno si è mai accorto, però ovviamente io parlavo italiano perfetto, loro no. Però niente, io ovviamente questa era stata una cosa che non si era accorto nessuno, non mi ha mai detto, oh, ma lei non canta come la Caterinetta, assolutamente no. Quindi sono rimaste solo delle fotografie? Fotografie, alcune... ritagli di giornale che io mi sono presa perché giustamente ero giovane, sa, per me era una cosa... Però è stata una parentesi bellissima della mia vita, un sogno, forse ero anche un po' ingenua perché poi non mi hanno anche mai remunerata, ma questo non importa. E come registrazioni audio dell'epoca qualcosa alle radio di Rosario dell'Argentina? Cioè, non lo so questo, guardi, non lo so, perché abbiamo lavorato sempre radio e teatro. E allora teatro assolutamente no. E radio si cantava così, si reclamizzava un prodotto come quando siamo andati in Argentina a Buenos Aires, che abbiamo la reclame di una ditta che faceva profumi, la Rossard, e poi ci davano sempre, infatti ho imparato molto in fretta lo spagnolo perché ci davano un foglio che diceva che noi cantavamo per la ditta Rossard profumi e saponi eccetera, e allora poi di lì io parlavo perfettamente spagnolo quando sono arrivato in Italia, ma come incisioni no, non ne abbiamo fatta nessuna lassù. Ha dei suggerimenti da darci in questo film che stiamo per cominciare a febbraio 2012 di qualcosa che lei vorrebbe che trattassimo in questo film che parte dal 40, dal 27, sì. Da quando inizia praticamente mio nonno che si innamora di mia nonna, e poi finirà intorno al 49. Quindi in 49, questo periodo 50, che lei non ha... No, beh, io non sono una regista, io sono solo una cantante, non sono neanche certo. Una diva cinematografica, non mi permetterei. Ma vediamo, poi si può sempre correggere qualcosa. No, sinceramente no, mi sembra che vada bene così. Va bene, allora noi la ringraziamo. E grazie se a voi. Ha qualche consiglio anche in generale su gruppi attuali che magari possono ispirarsi un po' al Trio Lescano? Ma i gruppi che io ho sentito, che sono venuti a casa proprio a farsi ascoltare tempo fa, per questo 3 o 4 anni fa, sono delle ragazze che abitano nella parte di Cuneo e che fanno dei concerti però sempre un po' in provincia, non alla RAI, perché loro chiesto, ma come mai non andate alla RAI? Entrare alla RAI è molto difficile. Sono veramente brave, brave, brave. Ho messo sui pezzi naturalmente quelli del Lescano, quelli più conosciuti,
e l'ho sentito proprio ieri che sono andata a pranzo da mia figlia e sono veramente brave. Hanno fatto tutti gli hanno cioè praticamente cantano tutti gli arrangiamenti dell'Elescano, però fatto molto molto bene, sono veramente brave, però sono un po' non tanto conosciute. Come si chiamano? Non mi ricordo. Sì, aspetta perché hanno nome il trio L'Estrano. Ah, ecco. Non ti mento adesso, sì, il trio L'Estrano. Sono bravi, veramente bravi. Le uniche, perché altre che ho sentito, anche già di grido, non cantano così bene. E poi sa come la vita è così, come sono stata io, che sono stata addirittura completamente, insomma, non dimenticata, perché non lo sapeva nessuno, era un'ombra, no? Un fantasma che cantava e basta. Però sono contenta così. Sto bene, sono ancora viva e basta. Va bene, la ringraziamo anche a nome della Victor Wagner Production e speriamo che lei si troverà bene in questo film. E se andrà ai migliori anni magari ci saluterà in diretta. Chi lo sa, spero di poterlo fare. Grazie molto, guarda solo la foto, perché ami che venga su.